Scuola web Covid. Proteggiamo il futuro dei nostri bambini, terzo appuntamento. Nella puntata di oggi continuiamo ad occuparci della sicurezza negli ambienti scolastici e le conseguenze e misure adottate per rendere fruibili e sicuri gli ambienti e le aule frequentate dai nostri ragazzi. Il tema di questa terza puntata lo abbiamo svolto avvalendoci dell'esperienza acquisita sin dall'inizio della pandemia da tecnici, personale amministrativo e dagli stessi insegnanti del secondo circolo didattico che collaborano con la nostra redazione alla realizzazione del format TV. Introduce la puntata di questa settimana un redazionale a cura della dirigente scolastica del secondo circolo via Firenze di Conversano, professoressa Maria Pellegrini. Ospite è intervistato dalla dirigente per l'occasione, responsabile dell'ufficio patrimonio del comune di Conversano, l'ingegnere Michele Maurantonio. Si tratta del professionista che si è occupato della direzione dei lavori e adeguamento alle disposizioni Covid, effettuate nelle strutture scolastiche di tutta la città di Conversano, incluso il secondo circolo didattico via Firenze. A seguire gli interventi di la direttrice dei servizi generali amministrativi, dottoressa Lucia Scarpelli, l'assessore all'istruzione del comune di Conversano, dottoressa Francesca Lippolis, i referenti Covid del presso di via Firenze, insegnante Maria Dell'Ituri e Serafina Vella, la responsabile Covid del presso di via Sassari, insegnante Lucrezia Vannella, ed è la rappresentante dei genitori degli alunni, avvocato Maria Antonietta Crocitto. Ingegnere, quali interventi l'ente locale ha messo in atto per assicurare gli enti in sicurezza degli alunni del secondo circolo didattico di Firenze di Conversano? Allora, ci sono state essenzialmente due tipologie di interventi. Degli interventi finanziati dal Ministero, quindi durante quest'estate c'è stato un tavolo tecnico nel luglio scorso, in cui sono stati programmati con una serie di finanziamenti ministeriali una serie di interventi ovviamente mirati al distanziamento sociale. E il Comune di Conversano ha beneficiato quindi di un finanziamento PON FESR di 130.000 euro con il quale sono stati fatti tutta una serie di interventi di adeguamento e quindi abbattimento di muri, allargamento di aule, e realizzazione di nuove aule. Per esempio su via Firenze è stata realizzata un'aula ex novo, e poi tutta una serie di adeguamenti strutturali al fine di dare questo distanziamento sociale per la fruizione in aula dei bambini. Poi successivamente durante quest'estate ci sono stati anche dei finanziamenti per quanto riguarda il noleggio di tensostrutture, perché all'interno delle scuole venivano meno degli ambienti destinati per le didattiche sportive e anche le laboratoriali, e quindi il Comune di Conversano ha beneficiato anche di un finanziamento ulteriore di 120.000 euro per il noleggio per il primo anno di alcune tensostrutture. Quindi per quanto riguarda il secondo circolo, quindi per via Guglielmi sono stati fatti lavori di adeguamento strutturale, quindi abbattimento di muri, ampliamento di alcune aule. Per quanto riguarda via Firenze, dei lavori di ampliamento anche lì strutturale, perché gli uffici erano prima ubicati in via Firenze, quindi il personale ATA e il personale degli uffici si è spostato qui su via Guglielmi, quindi lasciando disponibili delle aule in più che comunque non erano necessarie, quindi c'è stata la realizzazione di un'ulteriore aula in via Firenze. È stato sicuramente uno sforzo importante permettere la consegna, garantire la consegna del plesso di via Sassari, scuola dell'infanzia, coinciso anche con l'inizio di questo anno scolastico in cui era particolarmente importante garantire le norme di sicurezza. Quella scuola è un fiore, può essere definito un fiore all'occhiello, perché consente l'accesso degli alunni in ogni sezione. È stato difficile per il Comune rispettare la tempistica della consegna e riuscire in questo modo anche a garantire un'ulteriore sicurezza per gli alunni che prima frequentavano. Questo via Sassari è un plesso che ha una sua storia, perché è un plesso che 13 anni fa fu chiuso a seguito di un incendio. Poi per anni le attività didattiche dell'infanzia via Sassari si tenevano su via Guglielmi e fu fatto anni fa la richiesta alla Regione per un finanziamento di efficientamento energetico, quindi
il plesso di Via Sassi da un anno era già pronto per essere consegnato alla scuola. Mancavano soltanto alcune certificazioni della regolare esecuzione che sono stati dati praticamente un mese prima della consegna, dell'avvio dell'attività. Certo, aver ridato il plesso di Via Sassari dopo 13 anni a una comunità è secondo me una parte fondamentale di tutta Conversano, non soltanto del circolo. Chiaramente una scuola che è dal punto di vista energetico già efficientata, dal punto di vista strutturale ha avuto tutte le verifiche proprio perché a seguito dell'incendio furono fatte tutta una serie di verifiche sismiche, per cui il riprendere le attività del plesso di Via Sassari è sicuramente stato a tutto beneficio del ora che diciamo che la ripresa è coincisa con il Covid è un altro discorso, però Covid o non Covid, ridare alla cittadinanza il plesso di Via Sassari quest'anno è stato un qualche cosa, una bella soddisfazione. Stiamo ancora tuttavia utilizzando dei fondi della Regione Puglia del diritto allo studio per la sistemazione esterna di Via Sassari. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto un finanziamento di 42.000 euro, adesso non mi ricordo, e quindi stiamo facendo la pavimentazione esterna del giardino con alcuni giochi e quindi con il pavimento antitrauma e tutto quello che necessita per dare in sicurezza i giochi che ricordiamo che è una scuola dell'infanzia, quindi fruita da bambini, se non erro, 3-6 anni, quindi è una soddisfazione aver riaperto le attività del plesso di Via Sassari, è una soddisfazione. Chiaramente, avendo riaperto Via Sassari le 6 classi, se non erro, no? 8 sezioni che erano temporaneamente ubicate su Via Guglielmi, hanno fatto sì che si potessero dare queste 8 sezioni agli uffici e agli alunni di Via Guglielmi e quindi garantire il distanziamento sociale. Ultima domanda, la penso struttura che verrà a breve impiantata nel cortile di Via Firenze risolve un problema anche precedente al Covid, il fatto che gli alunni di Via Firenze dovessero essere accompagnati ogni volta nella palestra di Via Guglielmi. Aver sfruttato il finanziamento del Ministero per noleggiare almeno temporaneamente il primo anno, quindi il Ministero finanzia il noleggio temporaneo. La struttura è una struttura temporanea, quindi così come viene installata può essere rimossa subito dopo, in qualsiasi momento. Abbiamo fatto una gara, trovare dei finanziatori per dei noleggi temporanei è abbastanza difficile perché tutti quanti vogliono vendere la struttura, non la vogliono noleggiare. Fortunatamente abbiamo trovato un fornitore che non è purtroppo pugliese, quindi viene dall'Emilia Romagna, se non erro, e quindi l'installazione di questa tensostruttura favorirà anche un'altra serie di problemi legati anche alla questione sicurezza, perché mettendo la tensostruttura dovremmo realizzare un secondo varco di accesso per la fruizione da entrambi i lati della tensostruttura, il che garantirà anche una sicurezza maggiore per la fruibilità del plesso di Via Firenze. Il rispetto delle regole, dall'uso della mascherina al distanziamento sociale, all'uso della soluzione igienizzante che è stata ampiamente illustrata nelle scorse puntate, tutto questo è stato possibile grazie all'assegnazione di risorse finanziarie da parte del Ministero dell'Istruzione e da parte degli enti locali. Vediamo nel dettaglio che cosa è avvenuto. Intanto, da parte della Protezione Civile nella persona del commissario Arcuri, sono state fornite con cadenza settimanale, a volte quindicinale, ma anche mensile, mascherine da dare al personale della scuola e agli alunni, oltre che una soluzione igienizzante. Sempre dalla Protezione Civile sono giunti anche i banchi monouso per il plesso di scuola infanzia e primaria di Trigianello, che hanno sostituito i banchi biposto proprio al fine di garantire il distanziamento sociale. Il decreto numero 18 del 17 marzo del 2020, articolo 77,
ha assegnato risorse per l'acquisto di materiale per la pulizia straordinaria degli ambienti, DPI e igiene personale. Decreto sempre 18 del 17 marzo del 2020, articolo 120, ha assegnato risorse per la dotazione di piattaforme e dispositivi digitali da dare in comodato d'uso agli alunni e anche per la formazione del personale sulle nuove metodologie di didattica a distanza. Questa scuola ha anche partecipato ad un progetto PON Smart Class che ha consentito appunto di dotare questa scuola di notebook da dare in comodato d'uso agli alunni. Ancora, il decreto legge numero 34 del 19 maggio del 2020, articolo 231, risorse per la ripresa delle attività didattiche per l'anno scolastico 2020-2021. E infine il decreto 137, il famoso decreto ristori, sempre per l'assegnazione di risorse per l'acquisto di dispositivi da dare in comodato d'uso. Oltre che il Ministero dell'Istruzione, sono state assegnate delle risorse anche da parte della Regione Puglia. La Regione Puglia, con un decreto 517 dell'8 aprile 2020, ha assegnato risorse per l'acquisto di strumenti informatici per la fruizione delle piattaforme per la didattica a distanza. Infine, il Comune di Conversano. Il Comune di Conversano ha assegnato risorse del contributo mensa per l'acquisto dei dispositivi digitali da dare in comodato d'uso agli alunni anche della Scuola dell'Infanzia, oltre che finanziamenti per il diritto allo studio, sia per esigenze di carattere straordinarie che il classico diritto allo studio. Pertanto, grazie a tutti questi finanziamenti, la scuola si è potuta dotare di distributori automatici di soluzione igienizzante, dispositivi di protezione individuale, apposita segnaletica in tutti i plessi di questa scuola, macchine lavapavimenti per migliorare l'igiene degli ambienti e nuovi arredi per l'adeguamento di nuovi spazi e quindi per la creazione di nuove sezioni, attaccapanni, armadi, panche, sedioline per i bambini. In merito alla didattica a distanza, sempre per migliorare la fruizione di queste piattaforme, sono state pertanto acquistati 29 notebook, 20 tablet, 2 smart TV con carrello e 30 iPad per la scuola dell'infanzia. L'istituto inoltre è riuscito anche ad ampliare la dotazione delle risorse umane, la dotazione di 5 collaboratori scolastici in più rispetto a quella che è la nostra dotazione ordinaria e di 6 docenti di scuola dell'infanzia. Pertanto, con la consapevolezza che tanto è stato fatto per migliorare la qualità del servizio offerto alle famiglie e ai nostri scolari, colgo anche l'occasione per ringraziare tutto il personale ATA, dai collaboratori scolastici agli assistenti amministrativi, per il prezioso contributo che ogni giorno danno con il proprio lavoro. E tutto questo è anche stato possibile grazie alla sinergia tra il personale di questa scuola, il dirigente scolastico e lo staff di presidenza. Sicuramente il momento è molto particolare e indubbiamente in un primo momento c'è stata molta preoccupazione anche da parte delle famiglie e dei genitori circa proprio la continuità scolastica e la sicurezza a scuola. Però devo dire che c'è molta collaborazione in realtà tra i genitori e soprattutto con il supporto anche del corpo docente e di tutte le insegnanti che sono di grande supporto in questo periodo, anche per i bambini che hanno scelto di continuare la frequenza a distanza, insomma hanno preferito la didattica a distanza. Devo dire che le maestre sono molto di supporto e i bambini riescono a svolgere regolarmente le proprie lezioni e anche in classe comunque diciamo, mi sento di dire che al momento la situazione è molto sicura perché i bambini vengono monitorati dagli insegnanti, c'è l'obbligo di tenere la mascherina e nonostante questo si stanno comportando molto bene e stanno continuando a lavorare serenamente.
Sì, stiamo affrontando ovviamente questa emergenza da genitore a fianco alla scuola innanzitutto. I bambini devo dire che sono bravissimi perché riescono ad adattarsi benissimo a quella che è l'emergenza sanitaria, a quelle che sono le regole che la scuola ovviamente sta dando. Ritengo che le scuole stiano lavorando in sicurezza, in assoluta sicurezza. Abbiamo avuto dei problemi in merito a qualche plesso perché, insomma, come sapete, in merito a quelle che sono state le disposizioni regionali si è dovuto andare ovviamente in DAD, quindi alcune scuole avevano problemi di connessione, ma siamo riusciti ovviamente a stare sul pezzo e a garantire a tutti la possibilità di poter essere connessi con la scuola. L'emergenza sanitaria ovviamente ci porta a dover avere delle restrizioni che ormai, quel che mi sembra appunto di vedere, i nostri bambini sono assolutamente adeguati a questo, nel senso che loro sanno di uscire di casa con la mascherina, sanno di dover avere la mascherina che devono portare in classe, mi sembra di capire, insomma, da quelli che sono i racconti anche dei bambini vige assoluta serenità. Bisogna ringraziare ovviamente tutto il personale docente perché riesce a far stare i bambini comunque in armonia nelle classi nonostante ci siano queste restrizioni e queste distanze. La stessa ricreazione non viene più fatta come prima, però i bambini si sono adattati, insomma, hanno capito che è così che si deve stare. Però quello che mi preme dire è che è bello che i bambini vogliono stare in classe, i bambini chiedono di andare a scuola. In vista della situazione epidemiologica che tutti stiamo vivendo, la nostra scuola ha adottato una serie di misure di prevenzione e di contenimento per quest'anno scolastico. Il plesso via Firenze si distingue in scuola dell'infanzia e scuola primaria e noi sin da subito abbiamo predisposto la segnaletica orizzontale e verticale proprio per guidare gli studenti e il personale docente e non docente per le operazioni di ingresso e di uscita. Abbiamo differenziato i vari ingressi, abbiamo un ingresso in via Firenze dal quale entrano le classi situate al piano rialzato e quindi una prima, una terza e una quinta a tempo pieno e una quarta. E poi un ingresso all'opposto, dall'altra parte, su via Oberdan, dal quale entrano le classi situate al primo piano. Ulteriormente differenziate, abbiamo le prime e le seconde che entrano dalla scala degli autotrasportati e invece terze, quarte e quinte dalla scala di emergenza. Entriamo proprio nel vivo delle operazioni di ingresso, tutto a inizio col suono della campanella alle ore 8 e ogni classe entra ad intervalli di 3 minuti. Chi anticipa l'ingresso deve scrupolosamente aspettare il suo turno, quindi il suono della campanella negli spazi antistanti la scuola, indossando correttamente la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. Invece chi si attarda, abbiamo predisposto degli stalli indicati e lì devi attendere il collaboratore scolastico addetto alla vigilanza che poi li accompagnerà nelle aule tutti insieme. Quindi abbiamo detto l'ingresso avviene ogni 3 minuti in fila indiana, i bambini sempre indossano la mascherina correttamente e mantengono il distanziamento fisico. Per l'uscita, che avviene invece dalle ore 13:20, i bambini utilizzano, sempre seguendo la segnaletica orizzontale, sempre indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico, si avvicinano quindi all'uscita loro destinata. Gli studenti sanno già che non devono attardarsi negli spazi interni e esterni alla scuola, ma devono scrupolosamente rispettare le norme. E dall'inizio del suono della campanella per tutte le operazioni di ingresso e uscita il personale addetto alla vigilanza deve vigilare come determina del dirigente scolastico. Buongiorno a tutti, sono Lucrezia Vannella, insegnante di scuola dell'infanzia ma anche referente di questo plesso, il plesso via Sassari. Quest'anno rivesto anche un altro ruolo, quello di referente Covid, una figura che, come ben sapete, è una figura chiave nell'ambito di questa emergenza coronavirus.
molto importante perché deve rispondere prontamente ai casi Covid sospetti e confermati che si verificano all'interno della scuola, ma anche poter attuare tutte quelle strategie di prevenzione previste dai protocolli, anche perché deve interfacciarsi con il Dipartimento di Prevenzione, con le famiglie e con tutte le figure interessate. Questo plesso consta di 8 sezioni per un totale di circa 150 alunni. È un plesso completamente ristrutturato, quindi un plesso nuovo con ampi spazi. Le 8 sezioni sono quasi tutte collocate sul perimetro dell'edificio e quindi hanno ingressi indipendenti. Questo ha facilitato molto il lavoro per quanto riguarda gli accorgimenti organizzativi messi in atto per questa emergenza coronavirus. Infatti, gli ingressi indipendenti delle sezioni permettono ai bambini di entrare, di accedervi direttamente dall'esterno senza entrare nell'ingresso principale e quindi senza attraversare il salone in comune. È stata predisposta un'apposita segnaletica orizzontale e verticale e quindi i genitori accompagnano i bambini seguendo il percorso loro indicato dalla segnaletica posta sia all'esterno che all'interno dell'edificio. All'esterno, sicuramente potrete vedere, ci sono delle frecce direzionali e pertanto i genitori, seguendo queste frecce, accedono direttamente nelle sezioni. All'interno è stato opportuno segnalare, soprattutto in prossimità dei bagni, il distanziamento tra un alunno e l'altro con apposita segnaletica fatta a misura di bambino. Nelle aule noi docenti cerchiamo di garantire per quanto possibile il distanziamento sociale, ma facciamo ben attenzione a non utilizzare spazi comuni e giochi comuni contemporaneamente ad altre sezioni. Questo perché se si dovessero verificare casi di positività, sarebbe più facile circoscrivere la problematica e quindi anche tracciare tutti i contatti. Nel plesso di Via Firenze sono ubicate anche 4 sezioni di scuola dell'infanzia. Quest'anno, proprio in virtù per la sicurezza di questa situazione epidemiologica, abbiamo diversificato gli ingressi. Abbiamo utilizzato l'ingresso dell'ex cucina in modo che i genitori e i bambini non si incontrino con della scuola dell'infanzia non si incontrino con i genitori e i bambini della scuola primaria. Gli ingressi e le uscite sono diversificate e il bambino, il genitore all'ingresso e all'uscita dà rileva o consegna i bambini a un collaboratore, a un insegnante che poi li porta nelle sezioni. Questo tra l'altro, se un genitore è in attesa di prelevare un bambino, non è possibile che un altro genitore in arrivo salga su per le scale, ma deve aspettare negli appositi stalli in modo che non si incontrino, non ci siano assembramenti fra genitori e bambini. Questa modalità di diversificare gli ingressi aiuta proprio a, nel caso in cui ci dovesse essere un caso o nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, di chiudere l'intero plesso. Naturalmente sempre dopo aver consultato le autorità competenti che dicono se è necessario o meno chiudere il plesso.